Buongiorno, buona giornata, grazie ai presenti, grazie agli organizzatori, a Giorgio e agli amici che mi hanno invitato e che in questo modo cercano di rapire una favilla al sole per illuminare la sotterranea notte della, che è tenuta nascosta, una parte della conoscenza scientifica che è tenuta nascosta, che riguarda la medicina integrata, riguarda ciò che è il retaggio della storia della medicina e delle terapie tradizionali, che per fortuna è uno dei presupposti preso anche come nei programmi dell'OMS e quindi per proporlo poi come integrazione alla terapia cosiddetta ufficiale o convenzionale. Però non parliamo di terapia alternativa, parliamo di terapia integrata. L'oncologia, appunto, fermo da cui partire, è che dobbiamo fare l'integrazione, non l'alternativa. E questo è stato evidenziato da un gruppo di ricercatori dello Yale University, dove dati stati dal National Cancer Database, in circa 10 anni di osservazione si è visto cosa succedeva nei pazienti che rifiutavano la terapia convenzionale e che sceglievano la terapia alternativa, mentre verso quello che succedeva negli altri pazienti nei tumori solidi più frequenti, cioè polmone, mammella e colon. Diverso era la questione per la prostata, ma la prostata ha un andamento più indolente, quindi non c'erano differenze nei primi 3 tumori. Vedete le curve di sopravvivenza a 8 anni, dove c'è una maggiore sopravvivenza nelle persone che avevano fatto la terapia convenzionale. Ma cosa succede se noi integriamo? A questa domanda abbiamo risposta con un lavoro che è stato fatto da un gruppo di ricercatori cinesi utilizzando la medicina tradizionale cinese assieme alla medicina convenzionale in più di 100 pazienti affetti da cancro del pancreas in fase avanzata o localmente avanzata, dove si è visto che chi faceva l'integrazione, cioè terapia convenzionale assieme alla terapia tradizionale cinese, avevano una percentuale di sopravvivenza significativamente superiore rispetto a chi faceva solo la terapia convenzionale. Quindi parliamo di medicina integrata, e l'oncologia integrata entra a far parte di questa realtà. Non è una medicina alternativa, comprende un gruppo di sistemi che possono permettere di ridurre gli effetti collaterali e il rischio di complicazione di chemio e radioterapia, ma anche ridurre un fenomeno che si chiama resistenza ai farmaci, che è chemioresistenza, e anche aumentare la percentuale di risposta, sostenere il sistema immunitario, che è debilitato purtroppo durante questi percorsi terapeutici, e anche migliorare la qualità di vita dei pazienti. Questo fenomeno è stato visto anche in alcune associazioni importanti della medicina convenzionale, come l'AION, l'Associazione Italiana di Oncologia Medica, dove propongono sempre di più negli ultimi anni le terapie, le cure simultanee in associazione alla chemioterapia, già nelle fasi precoce del percorso terapeutico, in modo che ci sia una presa in carico globale del paziente, non solo dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista psicologico e anche sociale, perché questo percorso comprende anche la famiglia dei pazienti. Quindi il paziente visto nella sua interezza. E come funziona la medicina integrata? Funziona
come basandosi sui quattro pilastri della medicina di regolazione, cioè sul sistema immunitario, sul sistema immunologico, immunologico metabolico, sugli immuntori, perché un organismo disintossicato è più difficile che si ammali, ma non solo di malattie degenerative, che prima è stato parlato della infiammazione del tende, ma anche di malattie infettive, batteriche, urinarie. Quindi un organismo disintossicato lavora meglio da tutti i punti di vista. E poi l'aspetto psicobiologico che riguarda il sistema psiconeuroendocrino immunologico e clinica. Ci sono vari approcci che riguardano l'equilibrio dello stress ossidativo, il controllo degli alimenti. Prima era stato parlato anche della cottura ad alta temperatura, che poteva produrre determinate sostanze che potevano stimolare e mantenere questa alimentazione. Si parla di glicazione avanzata degli alimenti, questo quando si cuoce ad alta temperatura. Abbiamo una protezione degli antiradicali liberi dai radicali liberi. E quindi queste funzioni possono essere comprese nell'azione metabolica della medicina integrata. Però la medicina integrata è importante non solo nella cura, ma anche nella visione della prevenzione. Infatti, prima si è visto, la dottoressa Toso ne ha parlato, che un corretto stile di vita, una corretta alimentazione e una corretta controllo del peso corporeo possono ridurre dal 30 al 70% il rischio di ammalarsi di tumori, ma non solo, anche di malattie degenerative, e la percentuale dipende dal tipo di tumore che andiamo a considerare. Del decalogo della UCLF che riguarda lo stile di vita e l'alimentazione è già stato ovviamente parlato. È importante la cura dell'ambiente, quello che respiriamo, abbiamo reso un ambiente molto difficile su cui vivere. È un po' utopistico pensare di tornare indietro, però è importante cominciare a proteggersi, cominciare a proteggere noi stessi e essere l'attore di un cambiamento della cultura del modus vivendi. La medicina integrata ha avuto le sue basi storiche già oltre 20 anni fa in vari paesi del mondo, tra cui in Giappone, in America, a New York, al Memorial Sloan Kettering Cancer Center. C'è un reparto proprio di oncologia integrata dove lavorano in sinergia con il reparto di oncologia convenzionale, quindi sono le sinergie quelle che danno forza al sistema. In Francia il primo fondatore dell'oncologia integrata è stato il professore Lucien Israel, in Italia il professor Pedersini, che associava l'immunoterapia alla chemioterapia o alla radioterapia. Però il primo convegno di in oncologia integrata in Italia è stato organizzato presso l'Istituto Tumori di Milano nel 2005. Poi sono nate delle società scientifiche di oncologia integrata, come la SIO, una società internazionale. In Italia esiste una società di ricerca da oltre 10 anni che si chiama Artori, che ha organizzato vari congressi anche all'Istituto Superiore di Sanità. E poi esistono anche dei centri Artori nelle varie regioni dove viene preso in considerazione il paziente nei suoi vari aspetti. E esiste anche un master universitario di 2 anni che attualmente si tiene all'Università di Chieti. Nella regione Toscana le terapie integrate sono anche convenzionate col servizio sanitario, purtroppo nelle altre regioni non ancora.
Addirittura il comitato etico della regione Lazio nel 2018 ha coniato il termine TOI, terapia oncologica integrale. Quindi non si parla più di terapia alternativa, ma si parla di integrazione. Ci sono anche numerosi lavori scientifici che evidenziano questo. Prima abbiamo visto i lavori presentati dal professor Liava sugli estratti embrionali di regolazione della differenziazione cellulare, ma ci sono anche diversi altri approcci. Uno di questi prodotti di differenziazione estratto dalle cellule embrionali viene chiamato Life Protecting Factor e almeno secondo la mia esperienza clinica ho visto che ci sono dei benefici per quanto riguarda la qualità di vita, ma anche nella risposta, nella sinergia con la chemioterapia, soprattutto in pazienti affetti da tumore gastroenterici, soprattutto del colon, nel melanoma e nel tumore del rene. Ma poi ci sono anche altri approcci, Viscum album, sicuramente è la pianta più studiata dal punto di vista oncologico, clinico, ma poi ci sono altre piante come la Loe Arborescens, Truncaria, la Tabebuia. Poi l'approccio di riequilibrio del sistema PNEI, perché come dice anche il professor Lissoni, l'alterazione della PNEI è visto come un specchio del vissuto psicospirituale della persona. Quindi una qualcosa che parte dall'intimo della persona e lo porta ad avere quelle alterazioni che poi noi ritroviamo e che sono state valutate poi clinicamente. E anche da questo punto di vista c'è un approccio proprio di riequilibrio di questo sistema. Ci sono poi degli apporti di vitamine, vari tipi di vitamine che hanno un'azione di riequilibrio delle varie funzioni metaboliche, e poi altri pressivi come la micoterapia, l'agopuntura. L'agopuntura è importante nella gestione degli effetti collaterali della chemioterapia, come poi vedremo. E poi gli aspetti body, mind, wellness, perché se il paziente è un'unità psicofisica e biologica, dobbiamo tenere da conto anche di questi aspetti. È una persona che ha bisogno di essere seguita, è una persona che ha bisogno di amore. Ecco, la mancanza di amore, una medicina in cui manca l'amore è una medicina sterile che non porta al beneficio del paziente, e quindi è una cosa importante anche che il terapeuta e le varie figure terapeutiche seguono la persona da questo punto di vista, e anche l'alimentazione. Prima si parlava di morte cellulare programmata, di apoptosi, che è persa nelle cellule tumorali, viste dal professor Liava come cellule indifferenziate e mutate, e quindi cercare di fare qualcosa per ridifferenziarle e che acquisiscano questa funzione che poi è la morte programmata, che non restino immortalizzate. E ci sono varie sostanze che aiutano questo fenomeno, tra cui abbiamo detto il Life Protecting Factor, ma anche la curcumina. La curcumina aumenta la funzione della P53, ma anche di altri fattori pro-optotici come le caspasi. E da questo punto di vista può lavorare in sinergia con certi chemioterapici, per esempio la ciclofosfamide a basse dosi può contribuire a ripristinare l'apoptosi cellulare, in quanto anche la ciclofosfamide riattiva la caspasi 9, e quindi vedete che c'è una sinergia tra i vari sistemi. Sinergie che poi devono essere applicate dall'oncologo clinico nel paziente, perché nell'oncologia integrata è importante, va valutata lo stato, va valutata la patologia,
ma va valutata anche la persona, e quindi importante la personalizzazione. Ci sono vari sistemi che possono aiutare a ridurre gli effetti collaterali della chemioradioterapia. Ad esempio, all'inizio degli anni 90 era stata studiata una pianta che era un'azione di impatto protezione che si chiama Desmodium ascendens, e si era visto che riduceva le transaminasi nei pazienti che erano stati trattati con chemioterapia. Poi ci sono gli antiossidanti, la S-adenosilmetionina, la coenzima Q10, ma la sostanza con cui ho avuto le migliori soddisfazioni è stato il glutatione ridotto. Però il glutatione bisogna somministrarlo per via parenterale, perché ha una bassa biodisponibilità per via orale. Abbiamo fatto anche delle prove per vedere se c'erano delle formulazioni biodisponibili, ma non c'è confronto se il paziente ha degli effetti collaterali importanti oppure se. Io di principio il glutatione lo utilizzo per via parenterale sempre nei pazienti che sono in chemioradioterapia, e a dosaggi adeguati non inficia l'azione terapeutica stessa della chemio, anzi sembra che ci sia una sinergia. Questo l'ho osservato in una paziente con un carcinoma della mammella localmente avanzato che doveva fare una chemioterapia neoadiuvante, e la chemioterapia che si fa prima dell'intervento chirurgico, associando 600 mg al giorno intramuscolo di glutatione, la paziente ha superato la chemioterapia senza importanti effetti collaterali. Poi ci sono altre sostanze come la vitamina A, la vitamina E, la vitamina del gruppo B che possono proteggere le mucose. L'agopuntura stessa riduce la nausea in chemioterapia. E poi ci sono delle sostanze che riducono la tossicità midollare della chemioterapia del midollo osseo, come ad esempio il più importante è il Cordyceps sinensis, che è un fungo ed è stato testata la sua azione di riduzione della neutropenia che veniva indotta dal taxolo. Questo è uno studio fatto da un gruppo di ricercatori padovani, il dottor Pastorelli, che tra l'altro era anche il mio compagno di corso alla scuola di specializzazione, lo scopo di questo studio era valutare l'impatto della curcumina, che era resa biodisponibile, in associazione con la gencitabina nei pazienti con carcinoma del pancreas localmente avanzato o metastatico. Cosa succedeva? Che nei pazienti che venivano trattati con la curcumina in associazione, la percentuale di risposta aumentava di 3 volte rispetto a chi faceva la sola gencitabina. L'agopuntura, l'importanza dell'agopuntura è stata validata da numerosi studi anche internazionali. Si è visto che non ha solo delle modificazioni bioelettriche, ma anche delle modificazioni biochimiche, anche dei neuropeptidi e anche una regolazione del sistema immunitario. E c'è stata fatta una graduazione di raccomandazione, per esempio nella nausea e il vomito è fortemente raccomandata, come anche nel dolore, nelle vampate di calore e nella secchezza delle mucose da chemioradioterapia, mentre è meno indicata nell'ansia, nell'insonnia e nella fatigue. Però vi ricordo che per esempio nella fatigue da cancro da chemioterapia è molto importante il glutatione e anche altri approcci, come ad esempio un rimedio a base di deuterio solfato estratto di un'alga rossa che si chiama litotammio. Ecco, vedete uno studio che ha dimostrato che l'agopuntura riduce il vomito e la nausea da chemioterapia del 70%, e quindi con una riduzione anche di farmaci antiemetici che hanno comunque anche degli effetti collaterali. Ecco, il ruolo della
allora, l'arborescenza nel cancro è stato dimostrato dal gruppo del professor Lissoni, ancora nel 2009, dove si è visto che su pazienti in fase metastatica che venivano trattati con chemioterapia avevano un vantaggio sulla risposta e sulla sopravvivenza se veniva associato appunto l'arborescenza. Ma poi sempre in questo gruppo di lavoro si era visto che associando l'interleuchina 2 assieme alla melatonina e ad altri peptidi pinealici e ai retinoidi di alcune piante come anche la mirra, c'era un aumento della sopravvivenza che, dove i pazienti in fase avanzata superavano l'anno di vita in oltre il 50%. Questo è uno schema del sistema immunitario che gentilmente mi ha concesso il professor Lissoni, dove si vede, è sintetizzato al massimo, però per essere comprensibile. Cosa vuol dire questo? Allora, il punto cardine sono i TR17 che vanno a modulare o inibire i T regolatori. I T regolatori vanno un po' a modulare l'infiammazione. Se noi dobbiamo modulare il TR17 abbiamo vari rimedi che agiscono a quel livello. Uno è la vitamina D, uno è il CBD, il cannabidiolo. Poi c'è un'altra sostanza che è meno conosciuta che si chiama polidattina, che è un estratto di una pianta che si chiama Polygonum cuspidatum, nel quale che ha una forte azione anche antinfiammatoria, ma anche di controllo della crescita delle cellule cancerose. La melatonina va a modulare il TNA-alfa, il quale TNA-alfa fa varie azioni deleterie, tra cui anche ha un'azione di ipercoagulabilità intravasale e quindi ha un'azione, la melatonina, in questo senso di prevenzione, ma anche il TNF-alfa blocca l'interleuchina 2 e quindi il bilancio TLR1 e TLR2 è importante nel controllo, nell'immunosorveglianza del cancro. Quindi dal punto di vista PNEI si può pensare di trattare pazienti non più curabili, pazienti curabili in associazione con le terapie convenzionali oppure pazienti che sono già in terapia con altri approcci che prendono l'essere umano in considerazione con una visione totale olistica. E quali sono i rimedi più importanti dal punto di vista gerarchico? Primo mettiamo i peptidi pinealici come la melatonina, che va data di sera. La 5-metossitriptamina invece è un peptide pinealico che ha il picco alla massima luce, quindi all'1, alle 2 del pomeriggio, quindi quello è il momento della somministrazione. Quindi vedete che abbiamo anche un ritmo di regolazione circadiano, perché nel paziente c'è un'alterazione documentata di questi peptidi, quindi noi dobbiamo regolare anche il ritmo circadiano. Ci sono gli ormoni che modulano il sistema neuroendocrino come la somatostatina, l'ossitocina, che può essere anche chiamato assieme all'anandamide l'ormone della felicità, il DEA, la vitamina D vista anche come azione ormonale e non solo, i cannabinoidi. Poi abbiamo le piante come fitoterapici come l'aloe, la boswellia, che ha un'azione anche anti-edema, anche infiammatorio, la mirra, e poi sono fitoterapici di comprovata azione antitumorale come la curcuma, l'epigallo catechino e l'alato del tè verde, il vischio, la graviola e l'uncaria, e poi prodotti biologici che hanno una probabile azione antitumorale come il funghi. Ecco, questo è il vischio del pino. Ci sono degli studi storici che evidenziano che il vischio aumenta la sopravvivenza rispetto a pazienti che facevano la sola terapia convenzionale. Ma c'è anche uno studio più recente del 2008, uno studio che è durato circa 27 anni, dove si è visto che il vischio dà un miglioramento della persona anche dal punto di vista psicosomatico. E in particolare nel cancro della mammella con metastasi in colonie cellari dà un aumento della sopravvivenza
anche in qualche anno rispetto a chi non lo faceva. Ci sono numerose pubblicazioni, c'era questa meta-analisi dove sono state prese in considerazione 49 pubblicazioni e in tutti gli studi si è visto che il rischio migliorava la sopravvivenza e riduceva il rischio di mortalità. Ma c'è anche uno studio italiano dove è stata coinvolta la dottoressa Longhi assieme all'Istituto Rizzoli di Bologna, dove si venivano trattati pazienti, giovani pazienti, che avevano osteosarcoma alla seconda recidiva. E venivano fatti due bracci, un braccio venivano trattati con un chemioterapico che si chiama etoposide, l'altro braccio veniva trattato con col dischio e la mediana di sopravvivenza era 4 mesi contro quasi 40 mesi col dischio, quindi a netto vantaggio del dischio, tanto più che dopo per ragioni etiche i pazienti che erano nel braccio delle toposite sono stati shiftati verso il braccio dove veniva utilizzato il dischio. Ma la malattia tumorale cos'è? È una malattia sistemica, come anche le altre malattie degenerative. Perché ci sia la diagnosi di una neoplasia solida, troviamo la diagnosi della malattia, troviamo il nodulo, per esempio un nodulo mammario, vuol dire che c'è qualcosa che è successo qualche anno prima. Noi siamo nella fase preclinica, dove ci sono sicuramente delle alterazioni metaboliche che non sono state evidenziate dai nostri strumenti diagnostici. E lo troviamo, per esempio, dopo 5-6 anni che questi eventi sono accaduti. Lo troviamo un centimetro, dopo 6 mesi è di 2 centimetri, perché poi abbiamo una fase di crescita logaritmica. Ma cosa è successo dal punto di vista metabolico? E questo è stato dimostrato da Warburg, con la descrizione dell'effetto Warburg, e poi i meccanismi genetici e epigenetici sono stati messi in evidenza con i tre vincitori del premio Nobel dell'anno scorso, Lipp, Semenza e Kaelin, dove si è visto appunto che c'è delle cellule tumorali, le cellule cancerogene, hanno i mitocondri che non funzionano, quindi anche in presenza di ossigeno funziona la glicolisi con produzione di acido lattico e quindi con ulteriore infiammazione dei tessuti. Queste cellule hanno un'abilità per lo zucchero perché producono una 19 volte meno energia, una mole di glucosio, una cellula neoplastica produce 19 volte meno energia rispetto a quella di una cellula normale che ha i mitocondri che funzionano. Quindi capite che c'è un'avidità particolare della cellula neoplastica per quanto riguarda gli zuccheri. Ci sono delle alterazioni anche enzimatiche, c'è un'alterazione di un complesso enzimatico che si chiama piruvato deidrogenasi, che serve per permettere agli acetiti di entrare nel ciclo di Krebs all'interno del mitocondrio, e questo complesso ha bisogno di varie sostanze vitaminiche come la tiamina pirofosfato, che è la vitamina B1, come la vitamina B2 e la vitamina B3. Quindi sono dei cofattori importanti, poi sono anche altri cofattori che sono importanti come il magnesio. Queste sono particolarità di cui avevo parlato in un'altra relazione. Qui volevo solo illustrare cosa succede nell'effetto Warburg. Viene attivato una sostanza che si chiama HIF-1 alfa, un fattore ipossico tissutale, che va a inibire questo complesso enzimatico, va a fosforilarlo, e quindi il piruvato di idrogenasi chinasi fosforilata tramite l'attivazione del piruvato di idrogenasi chinasi viene inibito e quindi viene bloccata la respirazione cellulare. L'IF1 va a stimolare la formazione di un isoenzima della lattico deidrogenasi che si chiama LDHA o LDH5, che sposta
reazione verso la formazione di acido lattico e non verso l'acido pilurulfico, quindi blocca ancora di più la possibilità dell'attivazione del ciclo di respirazione cellulare. Inoltre attiva un particolare trasportatore di glucosio da parte della membrana cellulare, che è insulino indipendente e che favorisce l'ingresso ancora di più del glucosio. Sono varie sostanze che lo inibiscono, l'F1, come l'epigallocatechina galato, la berberina, il resveratrolo, la stessa curcumina, e poi anche alcuni funghi come le maritache. Ma poi vedremo che ci sono anche altre sostanze come i tocotrienoli, la melatonina, il solfato di deuterio e altro. Ecco, a proposito di tocotrienoli, il tocotrienolo è una vitamina E con tre doppi legami nella catena laterale. Non preoccupatevi, dopo le diapositive, le slide ve le do alla fine dell'azione, non ci sono problemi. Ma cosa ha di differente della vitamina E? Che mentre la vitamina E ha solo un'azione antiossidante, il tocotrienolo ha anche un'azione pro-ptotica che non ha la vitamina E. Oltre a questo, ha un'azione di immunomodulazione, nel senso che aumenta l'immunosorveglianza verso le cellule tumorali, e quindi perché va ad attivare le cellule citotossiche. Ma inibisce anche l'effetto Warburg. I retinoidi, che anche questi vengono utilizzati in oncologia integrata, vanno a ripristinare la funzione energetica mitocondriale. E quindi anche questi contribuiscono a differenziare la cellula. Prima avevo parlato di questo integratore che è derivato dall'ictitanio calcareum e dal deuterium solfato, che si è visto che promuove l'apoptosi, ma anche inibisce l'effetto Warburg, inibendo l'IF1 e inibendo il trasportatore di glucosio GLUT1, che è un trasportatore insulino indipendente che è molto elevato nella cellula neoplastica. Inoltre va a inibire la lattico-dehidrogenasi, che favorisce la produzione di acido lattico. Ma va anche a proteggere e a favorire la sintesi del glutatione ridotto, e quindi in questo senso ha un'azione importante nella fatica in oncologia. Prima si parlava di vitamina D, si è visto che anche la vitamina D riduce l'espressione di un oncogene che si chiama CMYC e anche l'attività dell'IF1. Anche la melatonina ha un'azione anti-Warburg, ma ha anche un'azione anti-angiogenetica. Ma la melatonina è un rimedio multi-target, fa anche altre cose, va a modulare il sistema immunitario, ha un'azione pro-apoptotica, antiossidante. Come anche la curcumina, vedete che anche la curcumina non è un mono-target come i farmaci che vengono utilizzati nella medicina convenzionale e a cui può essere associata per avere una sinergia, ma ha un'azione multi-target con un'azione antinfiammatoria di regolazione multipla. In particolare inibisce l'IF1 e il fattore nucleare infiammatorio NF-kB, ma anche il fattore di crescita per le cellule endoteliali. E anche le citochine, va a modulare anche le citochine infiammatorie come l'interleuchina 6, per esempio. C'è una sinergia tra la curcumina e la melatonina, in quanto entrambe vanno a inibire l'NF-kB e anche la COX-2, quindi è un'azione infiammatoria e un'azione pro-apoptotica. Anche l'epigallocatechina gallato, la quercetina e il cannabidiolo hanno un'azione di inibizione dell'effetto Warburg. Questi invece sono i
effetti di alcuni rimedi nella protezione dei danni da chemioterapia. Per esempio, si è visto che glutatione induce le neuropatie indotte dal cisplatino, però quando queste neuropatie sono già presenti, perché purtroppo non sempre viene utilizzato subito in associazione, allora quando arrivano all'oncologo integrato ci sono già le neuropatie periferiche, allora ci sono dei rimedi che dobbiamo utilizzare anche per via parenterale. Alcuni rimedi sono la nicotinamide, la vitamina B1, pirofosfato, e ci sono, c'è anche una formulazione iniettabile di fosfolipidi ipotalamici. La vitamina A è stato dimostrato da Israel già negli anni 80 che aumenta la risposta alla chemioterapia in donne con carcinoma mammario metastatico in postmenopausa. E poi c'è uno studio giapponese dove viene utilizzato una macchina che si chiama uno strumento a raggi, a emissione di raggi infrarossi lunghi, total body, dove il paziente viene messo per un'ora a una temperatura di 42-43 gradi, e questo sembra che vada a favorire l'efficacia della chemioterapia e anche della radioterapia, e anche va a ridurre gli effetti collaterali perché abbiamo una disintossicazione. Oltre a questo c'è uno stimolo delle difese immunitarie. Questo è uno strumento che utilizzo da anni e abbiamo visto veramente che va a incrementare le risposte. Ad esempio, una paziente con una linfoma di Hodgkin, vuol dire con una massa alla diagnosi latero cervicale superiore a 6 cm, ma anche con metastasi mediastiniche polmonari, quindi al quarto stadio, ha avuto una risposta clinica dopo il primo ciclo di chemioterapia, e dopo il secondo ciclo la PET era pulita. Un altro paziente con carcinoma della giunzione gastroesofagea in fase metastatica all'inizio è stato operato, ha fatto tutta la terapia integrata anche con alte dosi di glutatione e vitamina C endovena, poi ha fatto tutta la terapia PNEI e la micoterapia e anche l'ipertermia, e lui è vivo dopo 5 anni e ha una buona qualità di vita. Ma ci sono anche degli studi su tumori più aggressivi. C'è uno studio che è stato fatto dal gruppo del professor Bonucci dell'Artoi qualche anno fa, che, dove si è visto che l'integrazione tra chemioterapia, radioterapia e chirurgia assieme con colidatina, curcumina, melatonina, boswellia e altri rimedi di segnale davano un aumento della sopravvivenza rispetto a chi la mediana di sopravvivenza raddoppiava rispetto a chi faceva solo la terapia convenzionale. Un lavoro simile è stato fatto qualche anno fa, prima, dal gruppo di Bisoni con la terapia PNEI, e ha evidenziato lo stesso risultato, sempre nel glioblastoma. Dicevamo prima che l'essere umano va considerato dal punto di vista totale, psicobiologico, quindi è importante come lo stile di vita, ma anche l'atteggiamento alla vita, perché spesso sono pazienti che hanno rinunciato a vivere, quindi devono ritrovare, e il terapeuta deve cercare di stimolare la voglia di vivere di questi pazienti, ma questo non sempre è possibile. Però a questi fenomeni ha dato una risposta a una ricercatrice americana, Kelly Turner, che ha fatto un lavoro meraviglioso, e io vi consiglio di leggere il suo libro, che si chiama Radical Remission, pubblicato nel 2014, dove lei è andata a intervistare oltre 1000 pazienti che hanno avuto la regressione spontanea dal cancro. Noi sappiamo dalla letteratura che 8-10 per 1000 delle neoplasie regrediscono spontaneamente, non si sa perché. Lo diceva anche il mio professore quando 30 anni fa ero in specialità a Padova, il professor Mario Fiorentino, anche lui lo diceva, sì, in letteratura esiste questo, esiste la remissione spontanea, 10 per 1000, ma non si capisce perché questo succede. Bene, questa
ricercatrice ha cercato di dare una risposta, ha fatto questo lavoro e ha visto che tutti questi pazienti che avevano avuto la regressione spontanea del cancro avevano cambiato varie cose nella loro vita. Ma lei aveva individuato 85 tipi di variazioni. Ma poi quali erano le ricorrenze? Le ricorrenze, cioè ciò che tutti avevano cambiato nella loro vita. Cioè tutte le persone che erano guarite avevano cambiato nella loro vita 10 cose. Però quello che stupisce è che solo 3 di questi aspetti sono di ordine fisico. E cioè il cambiamento radicale della propria alimentazione, utilizzare integratori, piante, antiossidanti, vitamine naturali e poi il movimento, che però lo metteva come ultimo, perché c'erano anche pazienti che erano allattati e quindi non potevano muoversi che guarivano. Ma gli altri aspetti, gli altri 7 aspetti sono di ordine psico-emozionale e spirituale, quindi l'importanza di questi fattori, dell'uomo visto dal punto di vista totale. E questo ce lo dice la medicina tradizionale cinese, dove associa ogni organo a un'emozione, per esempio il fegato con la rabbia, le vene con la paura, e quindi l'opportunità del cambiamento per ritrovare l'equilibrio della salute e il miglioramento della qualità di vita, cioè saper cogliere le occasioni di cambiamento e anche la superazione, il superamento della commiserazione da parte del paziente, della reiterazione della problematica psicologica che poi diventa psicobiologica che mantiene la malattia. E a questo proposito ci sono anche altri sistemi come che riguardano la sfera mindfulness, come il Qigong, che si è visto che oltre a stimolare le difese immunitarie va anche a ridurre la fatica e anche a stimolare e a migliorare la qualità di vita. Ma anche l'attività aerobica, fisica aerobica, cioè quel camminare 150 minuti alla settimana in corso di chemioterapia, si era visto, era un lavoro del 2014 del gruppo di Cornea, dove si era visto che pazienti ammalati di cancro alla mammella che facevano questo movimento già a partire durante la chemioterapia adiuvante avevano un aumento, una riduzione del rischio di recidive del 7-8% dopo 7 anni rispetto a chi non aveva fatto questo movimento. E a proposito di questo è anche importante la cosiddetta restrizione calorica prima della chemioterapia, perché come era stato dimostrato dal gruppo del professor Longo e della professoressa Raffaello, se c'è una restrizione calorica nel giorno prima della chemioterapia, nel giorno stesso, c'è un miglioramento delle risposte. Ovvio che bisogna che il medico valuti quando questo è possibile, perché ovviamente se il paziente è sottopeso ci sono delle altre problematiche, ma in genere si era visto che una restrizione calorica prima, contrariamente a quello che invece viene proposto, questo mi stupisce perché c'è una vasta letteratura a riguardo, aumenta la percentuale di risposta alla chemioterapia. Un ultimo, l'aspetto psicologico e il sostegno sociale, che può essere, di cui possono essere attori numerose varie figure professionali, tra cui anche le associazioni di volontariato, a cui fa da lode di questa loro, ci sono varie associazioni in diverse situazioni e che permettono al paziente di fare questo difficile percorso come sostegno a lui e anche alla famiglia. La medicina integrata, come dicevo, deve essere personalizzata, quindi valutare le aspettative del paziente e anche intuire quale sia per lui il miglior percorso terapeutico
e poi il medico e il terapeuta deve sempre avere una visione di accoglienza perché deve vedere l'essere vivente la persona dal punto di vista totale, e quindi anche l'accoglienza e l'amore sono la parte non meno importante della terapia. Vi ringrazio. Thank you.